stato bene perché comunque mi sono fatto gli amici, sono felice e vado bene. Benessere a scuola vuol dire riuscire ad essere se stessi, non avere limiti e esprimere quello che si è senza aver timore di essere giudicati da altri. Una cosa che devi fare fin dal principio è cercarti gli amici, non tanti ma buoni comunque. Il dialogo con i professori. Molti ragazzi che sono qui a scuola hanno ansia, ansia da prestazione, ansia per i voti. Ad essere vittima, a diventare bullo, non è che c'è una gran distanza, perché magari di solito dietro a un bullo c'è una persona insicura che ha paura di qualcosa. Per stare bene a scuola forse bisognerebbe trovare un'altra modalità di valutazione, forse, oppure un maggior dialogo con i professori. C'è tanta rigidità nel seguire il programma, per questo è importante un dialogo che spesso viene a mancare perché si corre sempre. Molte volte capita che si ammassano le valutazioni. Sarebbero belli degli spazi comuni in cui appunto avere questi momenti di dialogo. Il benessere nella scuola è fondamentale perché stare bene a scuola è una proprio delle premesse per il successo formativo. È chiaro che quel clima di benessere è proprio quello in cui c'è una stretta collaborazione tra scuola, famiglia, tra l'intera comunità sociale. E invece noi ci accorgiamo che questo rapporto ogni giorno si scopre essere sempre più carico di conflitti e di tensioni. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di promuovere un clima di benessere a scuola. E il nostro lavoro sindacale, il nostro impegno va anche in questa direzione. Non solo rendimento scolastico, non solo voti, bisogna che la scuola insegni anche a vivere. C'è gente che si ammazza per i crediti, per i voti, però effettivamente guardarsi intorno, vedere nel mondo, il mondo in cui viviamo, è giusto che la scuola, per quanti limiti abbia, insegni ad avere un pensiero critico. La scuola dovrebbe essere più accogliente. Una cosa bella sarebbe anche fare lezione all'aperto. La scuola, secondo me, dovrebbe avere magari più luoghi in cui è facile la condivisione e i rapporti interpersonali. La lezione, al posto di essere frontale, così il prof distante da noi che spiega, parla tutta la lezione, noi seduti nei banchi a prendere appunti, forse non è la modalità più utile, più funzionale. Promuovere il benessere significa curare la formazione integrale della persona. È una parola bellissima, benessere, in cui la dimensione individuale non viene mai scissa da un senso di appartenenza ad una comunità che è fatta di relazioni, in cui vi è una condivisione solidale del proprio esistere con quello degli altri. Il registro elettronico per me è un grande passo in avanti, anche solo per la questione magari uscite o giustificazioni, che rende la vita molto più semplice. So che tanti compagni hanno i genitori che vedono i voti prima dei compagni stessi. Dipende anche dal genitore, non tanto dal registro. Il fatto dei voti, del controllo da parte dei genitori è un altro punto critico. Secondo me il problema principale è proprio la deresponsabilizzazione. Bisogna anche insegnare che in questo ambiente le responsabilità che abbiamo, i nostri diritti, quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. Quindi all'interno della scuola non può esserci un genitore che lo fa per lui, non può esserci un'altra figura che lo fa per lui. Il punto secondo me negativo è che molte volte magari i professori scrivono direttamente nel registro elettronico senza dir nulla, dover essere sempre perennemente online al 100%, non c'è un po' di pausa né per i professori né per noi. Secondo me bisognerebbe disconnettersi. Welfare state significa letteralmente stato per il benessere. È una delle più importanti conquiste di civiltà realizzate dalle società democratiche perché assicura ai cittadini, oltre alla libertà di espressione e di voto, una rete di servizi a garanzia dell'esercizio di diritti fondamentali come la salute e l'istruzione. Svegliarsi la mattina e dire vado a scuola, che bello, per me è già molto. Poi arrivare, comunque vedere che c'è un bel clima e veramente anche i professori che ti chiedono come stai, scambiare due parole, per me conta molto. Il benessere per i nostri ragazzi è aver voglia di venire a scuola tutte le mattine. Stare bene non tanto nello spazio fisico, ma nel loro spazio mentale, che è fondamentale.
I ragazzi sentono di appartenere a questo posto. Uno dei nostri principali obiettivi come sindacato è quello di aiutare le persone a migliorare le proprie condizioni di vita e lavoro, realizzare condizioni di benessere individuale e collettivo. L'impegno della CISL Scuola è un impegno che ci coinvolge in prima persona e al plurale. Si parte proprio da qui. La scuola deve essere un luogo di aggregazione alternativo. Stamattina non vado al parchetto, ma vado a scuola. La scuola deve essere un centro di relazione, un centro anche, se vogliamo, di confronto fra pari, per cui dove cadono i pregiudizi, dove cadono i giudizi, dove ci si sente liberi. È evidente che stare bene non può essere solo una dimensione legata all'avere, al possedere, è anche e soprattutto una dimensione dell'essere. Quella che vorremmo che non fosse mai dimenticata, quella di cui tenere conto nel nostro impegno di educatori e sindacalisti.